Ciao a tutti, oggi parliamo di dimagrimento. In particolare, voglio prendere in considerazione una delle strategie più gettonate per dimagrire, ovvero il taglio dei carboidrati. Per dimagrire bisogna diminuire le calorie che assumiamo durante la giornata. Per farlo ci sono diversi metodi. Uno potrebbe essere quello di mantenere la stessa percentuale più o meno di ripartizione dei macronutrienti, semplicemente assumere meno calorie, quindi calare in proporzione tutti e tre i macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, mantenendo per esempio una ripartizione del 50% di carboidrati, 30% di grassi, 20% di proteine, quindi passare semplicemente per esempio da 2000 a 1500 calorie, mantenendo questa proporzione, o altrimenti si può agire in modo selettivo su uno dei tre macronutrienti, cambiando quindi le percentuali. Di solito cosa si fa? Si tagliano i carboidrati. Ora, in questo video spiegare perché si fa questo e perché effettivamente è una strategia che funziona, per quello che si fa, perché funziona, però bisogna fare attenzione perché questa strategia nasconde delle insidie e bisogna adottare alcune strategie per evitare queste insidie. L'insidia è sostanzialmente quella del fallimento della dieta, dello stallo del peso, con tutti i problemi anche di tipo psicologico che ci vanno dietro. Bene, intanto vediamo perché funziona. Numeri alla mano, come sempre. Quindi prendiamo la solita dieta da 2000 calorie. Qua a fianco a me vedete i grammi di carboidrati, proteine e grassi relativi a una ripartizione di 50% di carboidrati, 30% di grassi, 20% di proteine. E vedete vedete perché tagliare i carboidrati è così semplice. Abbiamo una quantità di carboidrati che possiamo assumere durante la giornata che tripla rispetto a quella di grassi e proteine più o meno, quindi tagliare 100 grammi di carboidrati, che sono ben 400 calorie, è relativamente semplice e comunque rimangono in ogni caso 150 grammi di carboidrati, che sono il doppio rispetto a proteine e grassi. D'altro canto, tagliare le proteine non è una cosa molto intelligente, visto che le proteine saziano, ci preservano dalla perdita di massa muscolare, hanno comportano un dispendio energetico per essere digerite maggiore, quindi non ci danno tutte le calorie che sulla carta ci dovrebbero dare. E d'altronde anche calare i grassi, pare che non sono tanti, quindi togliere tante calorie con i grassi già è relativamente difficile. Inoltre, tagliare i grassi significa tagliare l'appetibilità delle cose che possiamo mangiare, quindi togliere degli alimenti buoni dalla dieta e quindi rendere la dieta più restrittiva. Certo, anche i carboidrati sono buoni, ma comunque non è che non possiamo mangiarli durante la giornata e in ogni caso ci rimangono i grassi. Quindi, se vogliamo, per esempio, assumere dei cibi proteici e grassi, che quindi sono molto, comunque molto appetibili, possiamo continuare a farlo più o meno come sempre. Okay? Quindi, per questo motivo, tagliare i carboidrati è così semplice, perché ne assumiamo tanti durante la giornata, è il macronutriente che assumiamo di più, e quindi è relativamente facile togliere da lì. Bene, e infatti funziona. Funziona, si può fare, lo faccio anche io. E soprattutto se non si ha particolare voglia di stare lì a guardare col bilancino a pesare o a calcolare le calorie, è una cosa che si può tranquillamente fare. Ovviamente occorre un po' di esperienza, ma soprattutto bisogna tener conto delle insidie. Quali sono le insidie? Quando noi andiamo a tagliare i carboidrati, cosa succede? Ora, succede anche se facciamo una dieta non tagliando i carboidrati, ma riducendo in proporzione tutti e tre i macronutrienti, ma a maggior ragione se tagliamo solo i carboidrati, che cosa succede? Le nostre riserve di glicogeno vanno a svuotarsi. Semplicemente se agiamo più sui carboidrati rispetto a proteine e grassi, si svuoteranno più velocemente rispetto a una dieta, ripeto, che rimane tra virgolette equilibrata ma ipocalorica. Se seguiamo i carboidrati e manteniamo proteine e grassi così come sono, le riserve di glicogeno si esauriranno più in fretta, riserve di glicogeno che abbiamo nei muscoli e nel fegato. Cosa succede quando le riserve di glicogeno si abbassano? Alla lunga il nostro organismo riduce il metabolismo, cioè i carboidrati hanno una funzione di spinta del metabolismo, i carboidrati accelerano il metabolismo, la scarsità di carboidrati tende a
rallentare il metabolismo. Meno carboidrati assumiamo, è vero che promuoviamo il dimagrimento, ma promuoviamo anche la diminuzione del metabolismo, che avviene anche con una dieta alta in carboidrati ma ipocalorica, ma avviene più lentamente, diciamo che avviene in modo più rapido se i carboidrati sono inferiori. Come fare a risolvere questo problema? Molto semplicemente con ricariche periodiche di carboidrati. Cioè, noi dobbiamo considerare ogni tot giorni di sbilanciare completamente la dieta dalla parte dei carboidrati. In questo modo ricarichiamo tutte le scorte di carboidrati nel fegato, nei muscoli e andiamo a comunicare all'organismo, a dare una spinta metabolica all'organismo, a comunicargli che la carestia è finita o non è ancora iniziata, ancora meglio, e quindi andiamo ad evitare che il metabolismo inizi a calare. Se noi insistiamo e non facciamo queste ricariche, a un certo punto il metabolismo cala, cala, cala finché non dimagriamo più, pur rimanendo a dieta. Okay? Quindi noi dobbiamo prevenire questa cosa qui. Quando effettuare queste ricariche, idealmente si può dire una volta a settimana, ma in realtà poi dipende anche da come siamo fatti noi, da che tipo di attività fisica facciamo. Io adotto questa strategia, ma non sto una settimana a dieta in carenza di carboidrati di solito, perché quando dimagrisco, di solito nel periodo estivo, faccio anche tanta attività di resistenza, bicicletta. E quindi consumo un sacco di carboidrati. Quindi lo posso fare per 2 o 3 giorni e poi dopo tendenzialmente ricarico i carboidrati. Uno che fa un'attività fisica più di potenza o non per molte ore o addirittura fa poca attività fisica potrà protrarre questa cosa più a lungo perché il glicogeno muscolare verrà meno in molti più giorni. Quindi starà anche a voi capire quando effettuare queste ricariche. Ci sono anche degli autori che hanno proposto delle ciclizzazioni dei carboidrati più o meno sofisticate, magari ne parleremo in altri video, non è lo scopo di questo video trattare questo tipo di diete particolari. In ogni caso sappiate che se utilizzate questa strategia per dimagrire, dovete sapere che non è tutt'oro quel che luccica, molto bello, si dimagrisce in modo facile, all'inizio si dimagrisce anche tanto, senza contare tanto, neanche tanto le calorie. Ma c'è questa insidia dietro l'angolo che va prevenuta. Come? Con le ricariche di carboidrati. Quando effettuate la ricarica di carboidrati, ok, magari potete fare anche una giornata un po' più free, ma non esagerate, cioè puntate sui carboidrati, tenete basse le proteine e i grassi, perché altrimenti andate a assumere 3.000 calorie e poi vi ritrovate con 2 kg sulla bilancia in più il giorno dopo. Altra cosa molto importante, dovete comunque mettere in conto 1 chilo sulla bilancia in più il giorno dopo. Magari sarà solo mezzo chilo, ma voi nella vostra testa immaginate che il giorno dopo vi alzate e vi dovete aspettare 1 chilo in più. Perché? Perché se le riserve di glicogeno sono scariche, voi avrete 1 chilo in meno, ma sarà dovuto al glicogeno e all'acqua che lega. Okay, quindi se voi siete dimagriti 3 kg e decidete di fare una ricarica di carboidrati e poi ricominciare la dieta dopo, sappiate che in realtà dovete mettervi in testa che non siete dimagriti 3 kg, ma 1 chilo di questi è fittizio, non è di grasso, ma è di acqua e glicogeno muscolare, che una volta che sarà ripristinato, peserete 1 chilo in più. Ma questo se lo sapete prima non avrete sorprese e quindi dal punto di vista psicologico non avrete nessun tipo di impatto negativo. Quindi ricapitolando, i carboidrati si tagliano perché? Perché sono di gran lunga il macronutriente più presente nella nostra dieta, è molto facile toglierne una quantità anche importante che ci garantisce il dimagrimento senza particolari stravolgimenti nella nostra dieta, quindi è facile, ma attenzione perché alla lunga poi si va a finire con un metabolismo che si abbassa e uno stallo nel dimagrimento. Come si fa a risolvere questa cosa? Con ricariche periodiche di carboidrati, che sarà anche a voi capire come e quando effettuarle.